Cari amiche e cari amici di Dica 33, bentrovati. Oggi con noi c'è la dottoressa Dominique Van Doorn del Comitato Esecutivo di Opati, che è l'Accademia Europea dei Pazienti per l'Innovazione Terapeutica, e con lei parleremo di farmaci, cercheremo di capire di più di come si sviluppa un farmaco e soprattutto qual è l'uso corretto dei farmaci. Ovviamente i farmaci sono degli strumenti preziosissimi per la nostra salute, però vanno utilizzati con cautela, con le dovute modalità e ovviamente bilanciando sempre quelli che sono i rischi rispetto ai benefici che apportano. Dicevamo che con la dottoressa Van Doorn esploreremo un po' questo mondo, partendo proprio da che cosa, dal significato, dalla definizione della parola farmaco, cercando di capire come si sviluppa un farmaco, come dalla ricerca poi arriva in farmacia, e quali sono le regole del gioco sostanzialmente, ma poi daremo anche dei consigli molto utili sull'impiego corretto dei farmaci. Dottoressa Van Doorn, intanto grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie, buongiorno a tutti. Io le chiederei subito di spiegarci bene che cos'è EUPATI e che cosa fa. Allora, EUPATI è un corso europeo, è un progetto europeo per la formazione dei pazienti sulla ricerca e lo sviluppo dei farmaci. Vogliamo che il paziente sappia tutto, da come nasce un farmaco, tutto l'investimento sul farmaco e quando arriva in commercio, quali sono, diciamo, le garanzie che ha il paziente. Ed è fondamentale che il paziente capisca tutto questo, perché soprattutto un pochettino oggi, ma in futuro, la parola del paziente sarà estremamente importante in tutte le tappe della ricerca e dello sviluppo dei farmaci. Tappe di ricerca e sviluppo, quindi cominciamo da qui. Dal momento in cui a uno scienziato viene un'idea brillante sullo sviluppo possibile di una molecola, possiamo spiegare in parole semplici qual è il percorso che deve seguire poi quel farmaco per passare dal laboratorio al suo impiego poi clinico? Allora sì, dobbiamo dire che intanto questo percorso richiede circa 10-14 anni, prima di tutto. Poi su 10.000 molecole testate, una sola arriverà in commercio. Dunque l'impiego di energie e di risorse è immenso. Tutto questo perché? Perché ci sono migliaia e migliaia di molecole che vengono studiate già semplicemente al computer, dopodiché vengono testate in vitro, cioè in provetta, dopodiché testate ancora in animale, e tutto questo è la fase preclinica. Poi arriva la fase clinica, cioè nell'uomo. La fase 1 nell'uomo è sui pazienti, sui volontari. I volontari sono decine di volontari sui quali si testa la molecola per vedere la sicurezza, il livello di sicurezza della molecola, cioè si studia tutto, si studia anche la biodisponibilità della molecola, cioè come viene assorbita, come viene distribuita nel nostro corpo, come viene metabolizzata e infine come viene eliminata. La fase 2 invece si passa al paziente. I primi pazienti, anche qui poche decine di pazienti perché estremamente studiati, si verifica se la molecola, se il principio attivo ha l'effetto desiderato. Avevamo scelto, diciamo, un bersaglio per quella patologia e cerchiamo di capire se realmente questa molecola ha quell'azione, dunque quella efficacia, e poi ovviamente i primi effetti anche collaterali. Dunque dobbiamo cominciare a vedere la molecola, l'efficacia e la sua sicurezza. La fase 3 invece si amplia moltissimo, il numero dei pazienti è molto più ampio, si parla di migliaia, di 5.000, 10.000 pazienti, e si fanno degli studi clinici comparativi, cioè si compara questa nuova molecola, questo nuovo principio attivo contro un farmaco già esistente, oppure se non esiste un farmaco contro placebo. Questi studi clinici sono molto importanti, tutto questo insieme della fase preclinica e clinica costituisce un immenso dossier che viene poi dato alle autorità regolatorie, per l'Europa si chiama EMA, e che darà o meno l'autorizzazione all'immissione in commercio. E questo entra la fase 4 degli studi clinici, cioè nei primi 5 anni in cui un farmaco è in commercio, è comunque molto sorvegliato, perché improvvisamente, in pochi giorni, centinaia di migliaia di pazienti prenderanno questa molecola e si vuole comunque
fare la farmacovigilanza, cioè vedere quali sono gli effetti collaterali e descrivere bene. Dopo 5 anni c'è una seconda autorizzazione all'immissione in commercio e il farmaco può entrare liberamente in commercio. Quindi amici, avete visto quanto è lunga la vita di un farmaco? Addirittura prima di arrivare in commercio possono passare 10-15 anni, ma non è finita lì, perché in quei 10-15 anni innanzitutto si va a testare la sicurezza, poi l'efficacia, ma nel momento in cui entra in commercio c'è tutto un periodo di sorveglianza e di monitoraggio proprio per cercare di capire quanto è sicuro quel farmaco. Allora, entriamo subito, diciamo, nel merito rispetto a un farmaco che è in commercio. Un farmaco ha un nome, no? Un nome commerciale che è quello più conosciuto, però poi in effetti non è nel nome che risiede, il nome commerciale che risiede la sostanza che poi avrà efficacia, che invece si chiama principio attivo. E dentro a un farmaco abbiamo, oltre al principio attivo, anche i cosiddetti eccipienti. Quindi le chiederei se può fare un po' di chiarezza su che cos'è il nome commerciale di un farmaco, che cos'è un principio attivo e che cosa sono gli eccipienti dentro a un farmaco. Allora, il nome commerciale è un nome di fantasia che l'azienda farmaceutica che ha la proprietà del brevetto di questa molecola, perché il brevetto è stato fatto anni prima, quando l'azienda comincia a capire che quella molecola è potenzialmente efficace, già lo brevetta. Il brevetto nasce molto presto. L'azienda farmaceutica che ha questo brevetto, quando lo vuole mettere in commercio, gli dà un nome di fantasia, diciamo. Però il principio attivo, diciamo che è il nome chimico raccorciato, perché il nome chimico è estremamente lungo, dunque ha un nome chimico internazionale. In tutti i paesi del mondo il principio attivo ha lo stesso nome, invece il nome commerciale può differire da paese a paese. Che cosa sono gli eccipienti? Allora, il principio attivo di solito è in quantità infinitesimali. Per poterlo assumere bisogna metterlo in un contenitore, diciamo una compressa, un liquido, uno sciroppo, una crema, una supposta, tutte le varie forme farmaceutiche per poter assumere questo farmaco. Gli eccipienti sono proprio quelle sostanze neutre che non hanno un effetto sul corpo, non hanno un effetto terapeutico, che permettono di fare la forma farmaceutica. Quindi l'eccipiente non ha effetto terapeutico, l'effetto terapeutico ce l'ha il principio attivo e può capitare che con quel principio attivo abbiamo diversi nomi di farmaci in commercio. Esattamente, esattamente. Sempre leggendo magari quello che si chiama il bugiardino, il foglietto illustrativo del farmaco, si fa confusione tra quelli che sono le controindicazioni e gli effetti collaterali di un farmaco. Qual è la differenza? Allora, la differenza è sostanziale. Controindicazione è una situazione per la quale non si può prescrivere un farmaco. Posso dare tanti esempi, diciamo un'allergia a un farmaco, assolutamente non si può dare questo farmaco. Oppure un'insufficienza renale, un paziente può avere un'insufficienza renale, se questo farmaco viene eliminato per via renale rischia di accumularsi moltissimo e di essere rapidamente tossico a quel punto, perché la sua concentrazione è fondamentale ovviamente. Dunque queste sono le controindicazioni, le suddividiamo in assolute o relative. Assolute vuol dire assolutamente non dare questo farmaco, per esempio il favismo. I pazienti che hanno favismo non possono prendere alcuni farmaci. La controindicazione relativa è quando si può poi dare il farmaco, però a una concentrazione inferiore. Ho fatto prima l'esempio dell'insufficienza renale, se non è troppo grave l'insufficienza renale si può dare il farmaco dimezzando la dose, per esempio. L'effetto collaterale è tutt'altro, è un effetto non desiderato ovviamente e non atteso. Tutti noi possiamo avere degli effetti collaterali variabili e di varia intensità, molto molto spesso sono effetti collaterali diciamo non gravi e sul bugiardino si trovano tutti questi effetti collaterali che in effetti spaventano moltissimo, okay. Direi la richiesta che mi fanno sempre tutti, che cosa avrò, che cosa mi succederà. E do un esempio, quando compri una macchina e guidi una macchina non pensi tutto il tempo all'incidente, eppure l'incidente sappiamo che può succedere.
se noi mettiamo in commercio una molecola, vuol dire che quel principio attivo ha dimostrato di essere molto sicuro e che l'effetto collaterale è spesso inferiore al 10%. E dunque possiamo fidarci della molecola, del principio attivo. Dobbiamo tuttavia essere sempre pronti a segnalare l'effetto collaterale e bisogna dire che innanzitutto avvertire immediatamente il proprio medico di un effetto collaterale e, se necessario, anche avvertire direttamente l'agenzia del farmaco. Questo è un po' quello che diceva all'inizio, cioè la cosiddetta farmacovigilanza. Anche quando il farmaco è in commercio è importante segnalare se ci sono effetti. Sì. Quindi ribadiamo a chi va fatta questa segnalazione, sicuramente il medico. Sicuramente il medico, se per qualche motivo non si trova il medico e si trova che c'è un'urgenza assoluta, basta andare sulla pagina dell'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, c'è una pagina dove c'è la possibilità di fare una segnalazione sia cartacea sia elettronica. Si compila tutto questo, si manda e immediatamente l'AIFA lo prende in carico. Altra precisazione riguarda invece le modalità di somministrazione dei farmaci. Ovviamente non tutti i farmaci si assumono nello stesso modo, ci sono quelli che si assumono per via orale, per via intramuscolo, le gocce e così via. Possiamo dare una spiegazione del perché un farmaco si prende in un modo e perché si prende in un altro? Allora, di nuovo, il principio attivo sarà attivo se giunge la parte del nostro corpo che deve curare. Dunque ha tutto un percorso da fare nel nostro corpo che si chiama farmacocinetica, cioè lo dobbiamo assorbire. L'assorbimento delle molecole dipende assolutamente dalla sua caratteristica. Un esempio è l'insulina. L'insulina purtroppo non si può dare per bocca perché il nostro apparato digerente, gli enzimi digestivi, la digeriscono immediatamente, dunque non passa nel sangue. Dunque l'insulina attualmente la possiamo solamente iniettare sottocute. Ci sono molti studi su altre vie di somministrazione che stanno dando comunque buoni risultati, ma ancora non è l'ideale. Si è pensato alla via inalatoria, per esempio. Altri farmaci, per esempio, si possono dare sia per bocca sia in cerotto. Parlo degli estrogeni. E sono gli estrogeni si assorbono bene in tutte e due le forme. La scelta, per esempio, del cerotto può essere fatta dal medico perché la via, l'entrata e la circolazione, la prima circolazione è una circolazione generale, mentre la compressa viene assorbita e il principio attivo va direttamente, molto concentrato nel fegato. Per cui si può preferire la via transdermica piuttosto che la via orale se si preferisce limitare la concentrazione che arriva al fegato. E per esempio altre vie di somministrazione quali possono essere? La via intramuscolo, per esempio? Sì, ci sono le vie intramuscolari, la via endovenosa ovviamente, che è la più diretta, la più veloce, però è solo... Perché il farmaco entra direttamente nel sangue e raggiunge nella maniera più rapida il distretto dove deve agire. Assolutamente, e lì la concentrazione è fondamentale e la velocità di somministrazione è fondamentale. Tutti voi siete andati nell'ospedale a trovare un amico e vedete anche il contagocce, no? Perché? Perché il principio attivo è immediatamente in circolazione e la sua concentrazione è fondamentale. Dunque sono tante vie di somministrazione, è uno studio immenso della biodisponibilità del farmaco, però è fondamentale ovviamente ed è ciò che si fa in fase 1 sul volontario, non il paziente, è proprio di studiare il tempo, la concentrazione massima raggiunta dal farmaco, preso per esempio per via orale, la concentrazione massima e il tempo che raggiunge questa concentrazione massima. E si calcola tutta l'area e questo ci dà un'idea della biodisponibilità del farmaco. Una delle domande più frequenti che ci è arrivata riguarda quando prendere il farmaco. La classica domanda, prima o dopo i pasti? Diamo qualche informazione a proposito. La differenza allora, è perché... È importante anche questo, è molto importante ed è importante sempre per quello che abbiamo detto, il farmaco agisce ad una data concentrazione, dunque deve arrivare a quella concentrazione e spesso il cibo per esempio rallenta l'assorbimento gastrico e intestinale e dunque quella concentrazione non è più raggiunta.
Altre volte invece il cibo è importante, è meglio che ci sia cibo nello stomaco per altri farmaci. Penso per esempio al calcio, gli integratori con calcio è meglio che sia stomaco pieno, penso al ferro invece è meglio che sia stomaco vuoto. E poi anche lì, prima dei pasti, quanto prima, è scritto su quel famoso bugiardino che tanto spaventa, ma è scritto prima dei pasti è da 0 a 30 minuti prima del pasto. Se lontano dal pasto vuol dire che bisogna prenderlo proprio un'ora prima o due ore dopo, cioè proprio lo stomaco deve essere vuoto, assolutamente vuoto. Forse il messaggio corretto è che non è assolutamente indifferente una cosa piuttosto che l'altra, perché influenza proprio l'assorbimento del farmaco. Sì, se non c'è scritto nulla allora vuol dire che quel farmaco non ha nessun problema rispetto al cibo. Però è bene anche controllare, perché devo dire che non siamo bravissimi come i medici, non siamo bravissimi a dare questo messaggio al paziente, ci dimentichiamo spesso di darlo, siamo presi da troppe altre cose e ci dimentichiamo di dire a digiuno, non a digiuno, e forse è bene che il paziente sul bugiardino cerchi questa voce. È probabilmente il motivo per cui la maggior parte delle domande che ci è arrivata riguarda questo argomento. Giusto. Esistono farmaci per cui è pericoloso, diciamo, il concomitante impiego di alcol, per esempio, oppure certi farmaci vanno presi con acqua e ci sono altri invece sostanze liquide che sono controindicate per l'assunzione del farmaco? Allora, forse l'esempio più eclatante è il pompelmo. Il pompelmo è stato poi scoperto per puro caso da un medico canadese che il succo di pompelmo interferisce notevolmente con l'assunzione di alcuni farmaci. Le statine era l'esempio più conosciuto. Che sono dei farmaci per combattere il colesterolo. Il colesterolo, esattamente. E perché il pompelmo ha un'azione su un enzima epatico e può bloccare questo enzima, che è un enzima che poi è importante nel metabolismo. Metabolismo vuol dire trasformazione del farmaco. Dunque questo ci sarà un'interferenza sulla trasformazione del farmaco che potrebbe essere diventare o più attivo se la trasformazione era verso l'inattivazione, oppure meno attivo se quella trasformazione voleva dire rendere attivo il farmaco. Dunque attenzione al succo di pompelmo, attenzione all'alcol. L'alcol è un potentissimo induttore di un enzima epatico e anche lì può raddoppiare la concentrazione di alcuni farmaci oppure dimezzare. Per esempio gli antipertensivi sono dimezzati. Ecco perché a volte vediamo i pazienti, gli diamo uno, due, tre farmaci antipertensivi e vediamo però che la pressione non è scesa e ci chiediamo al paziente: ma cosa fai, non lo prendi, ti dimentichi, cosa succede? In realtà probabilmente c'è un'eccessiva assunzione di alcol dietro che inattiva le molecole. Senta dottoressa, c'è una fascia di popolazione, soprattutto diciamo, penso a quella anziana, per la quale si ricorre alle cosiddette politerapie, per mille motivi prendono tantissimi farmaci, no? E si trascura spesso il fatto che una tipologia di farmaco possa interagire con un'altra tipologia di farmaco e limitarne magari gli effetti. Questo problema di interazione tra farmaci è un problema che voi medici sentite? Che tipo di consigli possiamo dare ai pazienti? Allora, sicuramente ognuno nel nostro ramo conosciamo le maggiori interferenze. Poi abbiamo tanti testi e oggigiorno, grazie al cielo, anche delle app sui nostri telefonini di elenchi di interazioni. Dunque, laddove prescriviamo dei farmaci che non conosciamo bene o il paziente ci deve sempre raccontare, anche quando do un farmaco per il raffreddore, voglio sapere tutto su questo paziente, devo sapere quali altri farmaci prende, proprio perché ci sono moltissime interazioni. Per noi stessi non è sempre facile ricordarle, ma abbiamo oggi degli strumenti. Le viene in mente qualche esempio? Di interazioni tra farmaci molto importanti, direi che ricordare soprattutto quelle degli antibiotici, sono le più importanti, cefalosporine, i macrolidi, gli antibiotici possono interferire con gli altri farmaci e gli altri farmaci con gli antibiotici, gli anticoagulanti hanno, quando le interazioni tra farmaci sono molto importanti viene proprio dato un foglietto al paziente direttamente, i barbiturici che sono farmaci per le epilessie hanno notevoli interazioni con gli altri farmaci. Il paziente che prende il barbiturico abitualmente lo sa.
però è bene. Lei ha citato una classe di farmaci che è quella degli antibiotici, che a sua volta viene spesso citata da voi medici per affrontare un altro tema che è quello dell'aderenza alla terapia, cioè il fatto che quando ti prescrivono un certo farmaco per un determinato periodo di tempo, per esempio proprio un antibiotico, se non segui quel tipo di indicazioni e interrompi la terapia perché magari dopo due giorni ti è passata la febbre, ecco che cominciano ad emergere dei pericoli, perché magari ci sono delle resistenze o altro. Quindi, quanto è importante trasferire il messaggio di seguire correttamente le istruzioni che vengono date nel momento in cui viene indicata una terapia? Allora, è molto molto importante, soprattutto per i farmaci che hanno un'emivita breve, dunque che devono essere assunti più volte al giorno, perché raggiungono una concentrazione ottima per qualche ora, ma poi crolla questa concentrazione. Nel caso degli antibiotici, se il germe che vogliamo attaccare ha parecchie ore in cui non è attaccato, rischia di proliferare e di diventare poi resistente all'antibiotico, per cui in effetti è fondamentale. Però che il paziente conosca il perché di tutto questo è proprio lo scopo di EUPATI, di questo progetto europeo per la formazione dei pazienti. E vorrei dire che attualmente c'è su internet tutto il pacchetto, cioè tutto il corso, e che potete consultare su www.eupati.eu. Se avete qualunque dubbio su un farmaco potete entrare su questa pagina e c'è un motore di ricerca validissimo che ricerca non solo una parola ma più parole insieme e vi dà la spiegazione sul perché di ciò che stiamo dicendo sui farmaci, perché assume in un dato modo, qual è l'impatto nel nostro organismo, insomma, c'è moltissimo, non per area di patologia però come modo generico. Volevo affrontare con lei un capitolo importantissimo, che è quello dei cosiddetti farmaci generici, che oggi si chiamano forse in maniera un po' più appropriata equivalenti, no? Per capire innanzitutto qual è la definizione, che cosa sono, perché si chiamano così e soprattutto dare informazioni sulla sicurezza di questi farmaci e soprattutto sull'efficacia. Quindi intanto cerchiamo di capire quando un farmaco diventa generico o equivalente. Allora, il principio attivo abbiamo detto che è protetto da un brevetto, ma questo brevetto ha una scadenza. Alla scadenza di questo brevetto il principio attivo può essere ripreso da altre aziende che possono fare il farmaco. Devono però queste aziende ripresentare la domanda all'agenzia regolatoria, dunque all'AIFA, per poterlo mettere in commercio. Nel presentare questo dossier su questo farmaco generico o equivalente, bisogna ripresentare dei test, perché bisogna soprattutto dimostrare che questo farmaco generico, che è assolutamente come principio attivo identico al principio attivo del farmaco originale, dunque il principio attivo è identico, possono variare un pochettino gli eccipienti, però l'azienda che fa questo farmaco equivalente deve dimostrare che il farmaco ha la stessa identica biodisponibilità, cioè appunto che entra nel nostro corpo, che raggiunge le stesse concentrazioni con lo stesso tempo del farmaco originale. Dunque, diciamo, ci sono dei test che si devono fare, non si deve rifare tutti gli studi perché sarebbe inutile, ci sono già gli studi che dimostrano l'efficacia, visto che il principio attivo è identico, l'efficacia e la sicurezza, però devono dimostrare di avere le stesse caratteristiche di biodisponibilità. Se ci sono questi test c'è l'autorizzazione alla messa in commercio, a patto che però il costo sia almeno del 20% inferiore al farmaco originale. Questo rappresenta un grossissimo risparmio per la spesa sanitaria italiana e di tutti i paesi e dunque contiamo sul fatto di riuscire a ridurre la spesa sanitaria con i farmaci generici per avere più risorse per i farmaci innovativi. Perché sa, dottoressa, all'inizio, quando si è cominciato a parlare dei generici tanto tempo fa, solamente il fatto che costassero di meno poteva indurre a pensare che fossero anche meno efficaci. Invece lei ci ha raccontato come il principio attivo sia lo stesso e come un'azienda non può così semplicemente metterlo in commercio, ma comunque deve garantire
che ci siano gli stessi parametri di efficacia, e nel momento in cui c'è un'approvazione, alla fine ci troviamo in commercio con un farmaco assolutamente sicuro ed efficace, giusto? Assolutamente sì, assolutamente, e anche questo farmaco andrà incontro alla farmacovigilanza dell'altro farmaco, dunque, assolutamente sì. È un farmaco come tutti gli altri. Sì, 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 esattamente, esattamente. Se gli eccipienti possono differire minimamente, bisogna comunque dimostrare che la biodisponibilità è identica. Un'ultima considerazione riguarda proprio informazioni così di servizio, cioè come si conservano i farmaci e come si smaltiscono i farmaci. Allora, si fanno tanti errori, perché molto spesso i farmaci li teniamo in cucina. In cucina c'è il vapore, c'è il calore, e questo non va bene. Infatti, se guardate questo bugiardino, c'è scritto come conservare i farmaci. Di solito i farmaci devono essere conservati in un armadietto chiuso, non a portata dei bambini, in un luogo asciutto, preferibilmente al buio, e comunque che non abbia grandi sbalzi di temperatura. Dunque non lo mettete in un armadietto fuori in terrazza al sole, perché lì raggiunge 60 gradi e sicuramente viene inattivato il principio attivo. Guardate sempre come si deve conservare, talvolta c'è scritto tra 4 e 8 gradi, dunque deve essere messo in frigorifero. Attenzione a non togliere i farmaci dalla loro confezione, perché poi non sapete più riconoscere, soprattutto le persone anziane fanno degli errori e scambiano un farmaco con l'altro. Dunque anche in questo dovremmo fare più corsi, perché tutto questo ha un impatto sull'adesione e su come assumi i farmaci, dunque sul risultato finale. Ma quando un farmaco scade, vuol dire che quel farmaco lì, se viene preso, fa male o succede qualcos'altro? Cosa ruota intorno alla scadenza di un farmaco? Allora, la scadenza di un farmaco è la data oltre la quale l'azienda che lo produce non garantisce più che ci sia esattamente il principio attivo dentro questa forma farmaceutica. In realtà, 2 ore dopo quella scadenza non è detto che non ci sia più il principio attivo, però sarebbe bene rispettare questa data di scadenza. E dunque un suggerimento è non acquistare mai troppe confezioni, perché anche lì sprechiamo moltissimi soldi, purtroppo, prima di tutto, e poi non usare confezioni che sono state aperte da molto tempo. Questo è un altro errore che facciamo. Per esempio, uno sciroppo ha una scadenza lì veramente breve: dal momento in cui apri uno sciroppo lo devi consumare entro 20 giorni, non di più. La stessa cosa per i colliri. Assolutamente i farmaci che vanno per via intramuscolare o endovenosa assolutamente devono essere somministrati immediatamente. Se la fiala rimane anche qualche ora, buttate la fiala, non usatela, perché lì ci sono anche problemi di infettivi. Dunque direi il consiglio è rispettate ciò che è scritto sul foglietto illustrativo, perché hanno un motivo, diciamo. La possibilità che questa confezione comunque si deteriori, e la compressa, non so se è successo a voi, ma insomma io ho visto delle compresse conservate bene ma con una data di scadenza di 4 anni prima, in effetti si è aprita, vedete che la compressa ha completamente perso il colore e la consistenza. Dunque c'è una data di scadenza da rispettare. E per smaltirli dove li dobbiamo buttare? Smaltirli è importante, non buttateli, ma portateli nella farmacia più vicina, dove c'è un contenitore apposito per smaltire i farmaci. Dottoressa, grazie mille. Penso che abbiamo dato ai nostri amici lettori tantissimi consigli utili per usare al meglio i farmaci. Dicevamo all'inizio che insomma i farmaci sono preziosissimi per la cura di tutti i nostri malanni, ma ovviamente vanno usati con molta cura e molta cautela. Speriamo che con i nostri consigli d'ora in poi ciascuno di voi possa fare di meglio in questa direzione, e comunque ricordatevi che Dica33 ha un servizio dedicato alle informazioni sui farmaci. Vi potete collegare a www.dica33.it, c'è cioè un motore di ricerca, e lì potete mettere il nome del farmaco di interesse e potete avere le informazioni necessarie per utilizzarli al meglio. Grazie per averci seguito, grazie dottoressa Van Doorn, e alla prossima puntata con l'incontro con l'esperto di Dica33.